Amici di Netto Cazzurra, buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento verso il weekend. Un weekend che si preannuncia bello, stabile, soleggiato e caldo ancora una volta, ma già vi rammento che sarà probabilmente l'ultimo, finalmente direi io, della serie. Perché l'anticiclone molto forte che ci ha tenuto compagnia per buona parte del mese sta per ritirarsi verso ovest, creando un blocco verso dalle perturbazioni, ma nel contempo si scaverà un profondo vortice depressionario alimentato da aria polare marittima fredda che nel suo scivolamento verso i Balcani ovviamente ci lambirà e quindi creerà le condizioni per un abbassamento termico che entro lunedì sera ci porterà a sentire naturalmente 5, 7 e anche 10 gradi in alcune zone in meno rispetto a domenica. Questo naturalmente avverrà tramite l'innesco di venti abbastanza forti tra domenica notte e lunedì, di grecale prima, di tramontana poi, quindi aria molto fredda ma nel contempo anche molto asciutta. Quindi una domenica che si preannuncia anche molto buona, abbastanza stabile e calda, ma che poi verso sera, verso nottata, darà i suoi connotati più autunnali. Sarà la prima spinta verso un cambiamento che ci porterà e regolerà le temperature verso medie più tipiche e consone all'autunno, diciamo, mediterraneo, anche se naturalmente avremo assenza di precipitazioni almeno fino a fine mese. Questo perché, come ho detto prima, il blocco anticiclonico ad ovest impedirà l'afflusso di perturbazioni verso il Mediterraneo. Nel contempo, naturalmente, le temperature minime si porteranno gradatamente verso i 5, 6, 7 gradi notturni e temperature massime che lunedì o martedì non andranno oltre i 17 sottogradi. Poi si vedono degli effetti molto negativi nell'Europa per la metà della prossima settimana, ma saremo più esaustivi tra lunedì e martedì. Quindi godiamoci questo ultimo scorcio estivo di ottobre e aspettiamo il cambiamento. Ciao a tutti!